per la partecipazione, grazie ai ragazzi, siete tanti e nonostante che faccio un po' freschetto, insomma, vi do tutti quanti attivi, è una bella giornata di legalità, una bella giornata insieme alle istituzioni nazionali che ringrazio per la loro partecipazione e per la loro presenza. Non era cosa usuale che da Roma ci si muova per venire qua nella pieno della piana, insomma nel centro della piana, quindi grazie a tutti quanti voi, grazie a loro che sono arrivati qui da Roma a testimoniare la loro vicinanza a questo percorso di legalità in questa terra difficile. E passo la parola al senatore Morra. Gli applausi sono per il questore, naturalmente, a meno che non abbiate talmente fiducia nei confronti di chi vi parla che applaudite a prescindere. Penso che non sia così, perché giustamente prima bisogna ascoltare e poi eventualmente si giudica e si può apprezzare, ma anche no. Le questioni che qui voglio sottoporre sono brevi, sono decisive, ma sono anche ripetute per l'ennesima volta. Voi sapete, io sono un calabrese adottivo e da calabrese mi sono trovato a guidare la commissione parlamentare antimafia. Poi qualcuno che è più attento, perché tanti sono distratti, io voglio dire anche questo, avranno anche notato che se il presidente di Cosenza, anche un vicepresidente è altrettanto di Cosenza. E forse qualcuno si dovrebbe porre qualche domanda, anche perché era il vicepresidente in quota all'opposizione. Io credo che questa terra abbia il diritto di provare a riscattarsi, e questo dipende soprattutto da voi ragazzi. Se non ci si riuscirà per quasi tutti voi, sarà pronto il trolley, ormai gli aeroporti ci sono. Vi facciamo studiare e poi vi mandiamo in Germania, in Olanda. Io ho ex studenti che sono anche in Nord America, in Asia, fino anche in Africa, perché i calabresi riescono a trovare lavoro un pochino dappertutto nel mondo, ma soprattutto i calabresi sono così, lasciatemelo dire, irresponsabili da far partire i migliori. Perché molto spesso si parte dopo che si è acquisita una laurea, magari una seconda laurea, magari anche un corso di perfezionamento, di specializzazione, dopo che si è diventati bravini. E tu che cosa fai? Il bravino lo mandi via. Lo sai perché? Perché non ha un cognome giusto. Perché questo è il territorio in cui ancora si perpetuano le dinastie politiche. Quando io sono arrivato qui in Calabria, nel 1988, c'era per esempio il dominio, politicamente parlando, nella zona di Cosenza, di Mancini, Gentile, Adamo. Adesso, a distanza di 30 e passa anni, ci sono ancora Mancini, Gentile, Adamo, e così via. Ora, io avevo studiato articolo 3 della nostra Costituzione, secondo comma, che era compito della Repubblica rimuovere tutti gli ostacoli che di fatto impediscono a tutti quanti noi di avere pari opportunità. Mio nonno paterno, che non ho mai incontrato perché è morto molto molto prima che io nascessi, era fabbro. Io, da nipote di fabbro, mi sono trovato il 10 luglio del 2013 al Quirinale a parlare con l'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Per me quella è stata un'esperienza di democrazia enorme, perché anche chi non aveva nobili origini era proiettato verso il vertice delle istituzioni democratiche e repubblicane. Per me democrazia è questa. Per me democrazia significa sconfiggere la 'ndrangheta, per me democrazia significa consentire a tutti quanti voi quantomeno di poterci provare. E aggiungo, e mi dispiace che qualcuno continui ad essere distratto, ma evidentemente a casa non ha problemi e ha sempre da mangiare, beato lui, perché chi ha problemi invece sta un pochino più attento.
Vi aggiungo che non c'è soltanto il diritto di provarci, ma c'è anche il diritto di provarci, cadere ed essere aiutato a rialzarsi. Perché nessuno è perfetto e tutti quanti possiamo cadere una volta, ma dobbiamo avere anche la possibilità di provarci una seconda volta. Se poi non ci riesce anche per la 14ª volta, beh, allora è un altro discorso. Evidentemente dovrà essere affrontata in altra maniera la questione. Però io mi domando e vi domando perché mai debba essere una sorta di iattura esser nati in Calabria, esser nati a Polistena, oppure a San Giorgio Morgeto, oppure a Cinque Frondi, oppure a Melicucca, oppure a Marina di Gioioso, oppure dove volete. Io credo che si sia tutti esseri umani con gli stessi diritti, con gli stessi doveri, anche se magari c'è un colore della pelle diverso, anche perché magari questo non dipende da noi, nessuno ci chiede quando siamo nella camera gestazionale, nel grembo di nostra madre, scusami, da chi vuoi nascere? Noi nasciamo, veniamo al mondo e ci troviamo proiettati nella realtà. A tutti quanti piacerebbe vincere il bingo, ma forse dà più soddisfazione conquistarsi. Che lo sappia, c'è ancora una legge che prevede che l'inquinamento acustico debba essere perseguito, e forse la marmitta di questo giovane centauro, presumo che sia giovane, potrebbe essere non a nome, ma questa è una mia supposizione. E stavo dicendo, a me piacerebbe che a tutti quanti i ragazzi calabresi venissero offerte le stesse possibilità che vengono concesse ai ragazzi nati in Emilia, in Veneto, in Germania, in Olanda, nel Connecticut, nel Queens, nel New England e via dicendo. Se questo non è, perché oggi nel 2019 non è, è anche forse un pochino responsabilità nostra, di tutti, ma in particolar modo di chi ha avuto responsabilità politiche e se n'è fregato, perché ricordatevi, i primi nemici dei calabresi sono i calabresi, perché i calabresi hanno spesso e volentieri dato fiducia, non per la prima, non per la seconda, ma per la terza, quarta, quindicesima volta, a chi i calabresi l'ha fregati. Quindi, come si suol dire, chi pecora si fa, il lupo se la mangia. Questo è un proverbio che ho imparato stando qua in Calabria. Meditate, gente, meditate. Buongiorno a tutti, io vi ringrazio per questa accoglienza splendida, avete anche fatto tornare il sole, quindi non c'è nulla di meglio. Visitare questi territori, queste regioni, queste province è per qualcuno che vive nella parte centrale di Roma, del paese, a Roma, e che visita molto il nord, è sempre un grande piacere, perché vi ricordo, lo ricordo a tutti noi, che di bellezze incredibili come quelle che si vedono e si apprezzano in questa parte dell'Italia non ce ne sono in nessun'altra zona del mondo. Noi questo spesso lo diamo per scontato, però secondo me è un po' la metafora del discorso che abbiamo fatto questa mattina. Tornare a prendersi cura delle cose, tornare a prendersi cura dei nostri territori. Il titolo della giornata di oggi era tornare a prendere possesso dei nostri territori, riappropriarci di quello che è il bene comune. E farlo attraverso una serie di spunti, attraverso delle norme, attraverso il volontariato, attraverso l'impresa sociale, e farlo soprattutto attraverso la formazione, la scuola. La scuola è quella che ti dà gli strumenti per poter combattere qualunque forma di discriminazione, a partire dalle grandi discriminazioni come la criminalità organizzata, ma anche le piccole discriminazioni che dicono che un uomo e una donna non possono aspirare alla stessa attività professionale o allo stesso salario o alla stessa ambizione di carattere sociale. Siamo circondati di discriminazioni da sempre e ogni società si è confrontata con queste discriminazioni accettandone in parte alcune e lottando contro le altre. E il progresso cos'è? È la costante diminuzione di queste discriminazioni. Noi oggi, io guardando questo edificio bellissimo che rappresenta il significato della giornata di oggi, cioè la possibilità di tornare a possedere un bene comune, non posso far altro che vedere un bellissimo edificio pieno di gente con un contrasto rispetto all'obbrobrio che era fino a qualche anno fa. Non soltanto la criminalità che lo gestiva, ma la schifezza di edificio che era, la bruttezza della criminalità che non è neanche in grado di fare le cose fatte bene.
no? In questa sua ambizione di volersi sostituire lo Stato, di volersi sostituire la società, non fa neanche le cose fatte bene. Non le fa in Calabria, non le fa a Roma. Noi vediamo queste case confiscate dalla criminalità degli Spada o dei Casamonica, sono dei circhi imbarazzanti anche dal punto di vista estetico. La bruttezza fatta edificio, la bruttezza fatta infrastruttura. Ecco, noi invece dobbiamo tornare a celebrare la bellezza del nostro territorio. Questo era il bel paese, io non lo so se è più il bel paese, non lo so se è ancora così, ma lo era bel paese. Voi sapete che l'Italia è luogo del 70% di tutti i beni culturali del mondo, il 70% in questa lingua di terra fatta di montagne e di mare. E allora, se abbiamo saputo per millenni coltivare la bellezza, è possibile che noi non ce la facciamo più, è possibile che ci siamo rassegnati alla bruttezza. E allora io vi lascio con questo messaggio: prendersi cura della società, prendersi cura del territorio, prendersi cura di casa vostra, prendersi cura della vostra famiglia, partecipare, arrabbiarsi se a scuola non si imparano le cose che dovreste imparare, come ha fatto Carmela prima, che mi ha detto: ma com'è possibile che non studiamo più la geografia nel nostro istituto alberghiero? La geografia è fondamentale perché significa aiutarci a capire il territorio. Senza la geografia voi vivete in un contesto completamente astratto e non potete apprezzare il luogo in cui vi trovate e non capite neanche quali possono essere le opportunità che questo luogo ha da offrire a tutti. La bellezza insita in questa nazione deve essere recuperata, deve essere rilanciata, è l'unica grande forza che abbiamo. Non rassegniamoci alla bruttezza insita anche in una forma diffusa di prevaricazione, che magari in alcuni di questi territori prende la forma della criminalità organizzata, in altri prende la forma di un'industria pesante che indebolisce e fa ammalare le persone, in altre magari prende la forma di infrastrutture mai realizzate. Guardate che c'è un filo rosso qua che collega Polistena a Taranto e Taranto a Venezia. Ma com'è possibile che noi oggi in Italia lasciamo affondare una città che tutto il mondo ci invidia perché per 20 anni non siamo stati in grado di proteggerla, sapendo che sarebbe arrivato questo momento? Non rassegniamoci a questa idea, non rassegniamoci a un declino costante. Serve uno scatto di orgoglio, uno scatto di reni. Se vogliamo essere orgogliosi di essere italiani, allora rilanciamo la formazione, puntiamo sulle scuole, nelle scuole come laboratori di una nuova forma di cittadinanza. Dall'anno prossimo noi introdurremo un nuovo insegnamento di educazione civica che tutto il mondo ci invidia, dove i ragazzi avranno la possibilità di imparare a collegare tra di loro i diritti e i doveri, la responsabilità sociale e la responsabilità ambientale, perché l'ambiente, se lo distruggi, non torna più e senza ambiente non c'è niente. Ecco, tutte queste cose fanno parte di un nuovo modello di paese che magari proprio da territori come quelli di Polistena, come quelli calabresi, può diventare un punto di riferimento per il resto del paese e per il resto del mondo. Oggi anche altri paesi, anche altre nazioni guardano all'Italia con interesse, perché questo paese di tanto in tanto si inventa un'innovazione che funziona. Lavoriamo insieme affinché si possa smettere di abbandonare l'Italia, ma anzi si possa tornare a vivere in questo paese con un obiettivo: prendersene cura fino in fondo. La cura fa bene alla società e, come questo edificio, ci ricorda che il bello edifica tutti. Grazie.